pericolo, gioca una palla lunga, prova la giocata nello spazio, Jordi Alba prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo, la mette sulla fascia. Ancora un ottimo intervento difensivo. Cerca spazio. C'è la palla lunga in avanti. Jordi Alba era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Vuole la profondità. E c'è un bel pallone in avanti. Occhio al tiro. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Bravo. Sergio Ramos. E il tocco è verso il portiere. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova la giocata nello spazio. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Primo tempo che si conclude dunque qui. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Si ricomincia a giocare. Il Taranto è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Daniel Alves prova a crossare dalla tre quarti, cerca spazio, non può sbagliare, si libera alla grande, il pallone è dentro. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. C'è spazio, occhio! Marchisio. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Ottimo intervento di copertura. Fallo, calcio di punizione. Raggi. Aveva colpito bene, era un buon tiro questo. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol.
lo cercano un po' da tutte le distanze. Palla in profondità sulla fascia. Hulk. Ecco il traversone di Hulk. Costa. Eccola la rete. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Si riparte dal 3-0. E passa. Vuole la profondità. Hulk! È un grande riflesso qui. E solo il grande intervento del portiere evita il gol. Fernando Torres. Arriva Cavani. Se ne va. Douglas Costa. Effettua un traversone della tre quarti. Carvalho. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Torres. Bel pallone. E ora deve concludere. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Torres. Piqué. La mette in mezzo, da lontano. Cerca spazio. E passa. Riceve il passaggio. Prova il filtrante. Neuer. Allontana. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Rakitic vuole la profondità. Prova la giocata nello spazio. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Può calciare a rete, si libera alla grande. Ecco che parte il cross. Il portiere la stava combinando grossa. Prova il filtrante. Daniel Alves. C'è ancora una rimessa laterale. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Arriva Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Palla larga in profondità. Riesce ad intercettare. Lungo passaggio in avanti. E passa. Cristiano Ronaldo. Prova l'iniziativa personale. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. E poteva segnare anche stavolta. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro.
Cristiano Ronaldo la gioca a sinistra. Cavani, copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Daniel Carvajal legge bene l'azione, blocca il pallone. Tocco morbido. Poteva essere un contropiede interessante questo. Cerca spazio. Da lì può segnare Cavani. Altra occasione. Splendida respinta. Va di testa. Che riflesso del portiere. Una grande giocata di Robben. Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso due reti. La Roma accorcia lo svantaggio, che adesso è di due reti. Sergio Ramos. Rakitic prova a giocarla dentro dalla distanza. Hulk la gioca in profondità. Se ne va. Allarga sulla fascia. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Robben prova l'affondo sulla destra. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Cristiano Ronaldo cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Douglas Costa ha spazio per affondare. Va di testa! L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una grande prestazione da parte di tutta la squadra. La vittoria è la migliore ricompensa, ma anche l'abbraccio dei tifosi. Racconta molto di questo trionfo. Quando sfrutti bene le fasce laterali, garantisci ampiezza all'azione offensiva. Costringi la difesa avversaria ad adattarsi, ad allargarsi. E questo ti permette di essere più pericoloso anche all'interno dell'area di rigore. Quando riesci a mettere all'interno dell'area di rigore tanti cross come hanno fatto oggi, anche in maniera così pericolosa, è veramente difficile difendere. Il risultato di oggi l'ha dimostrato.